Beh, iniziamo come al solito da Ita 4. Rab, buongiorno. Rab, che cosa significa vestire la propria anima? Cioè, non avere più di quanto necessita per la sua anima. In questo lo scritto ha fatto l'esempio del vestito che non deve essere né più lungo né più corto. Cosa vuol dire questo? C'è il desiderio di ricevere in ognuno di noi. Noi dobbiamo utilizzare il nostro desiderio di ricevere per quello che serve a noi per l'esistenza del corpo, di dare al corpo quello che esige, il numero delle calorie, ogni giorno. Dobbiamo vestirlo perché non siamo animali che abbiamo la pelliccia o le piume come gli uccelli. Noi abbiamo bisogno di vestimento e questo già è un'allusione per lo sviluppo dell'uomo più del gradino dell'animale. E questo vestimento che dobbiamo mettere su noi stessi, questi cenci, è un'allusione al vestimento che dobbiamo mettere sul nostro corpo interno, l'anima, che non la possiamo utilizzare a meno che lo facciamo tramite il vestimento. Pertanto vediamo che sin dall'inizio dello sviluppo dell'uomo umano, anche sulla terra, egli ha sentito la necessità, e così fatto dentro l'uomo, ha sentito la necessità di vestimenti. Anche oggi, se troviamo varie tribù là nell'Amazon o in altri posti desolati del mondo, anche loro comunque hanno un vestimento. Eppure gli animali non hanno questa sensazione che manca, e questa cosa emana dal gradino spirituale che deve essere voluta dalla persona, che ha bisogno del vestimento della sua anima, non del corpo materiale, ma della sua anima. E così noi siamo diversi un po' dal gradino dell'animale, però c'è una differenza grande tra il gradino dell'animale al gradino del parlante, e questo riguarda il nostro desiderio di ricevere. Che può essere in vari modi diverso dagli altri, e questo gli avviene da parte della natura. Però come gestirsi per mezzo di queste differenze che abbiamo? Questo è possibile soltanto per mezzo di una direzione particolare. E questa direzione particolare viene chiamata giusto o empio. E qua perciò dobbiamo comprendere che cosa ci ha permesso veramente lo sviluppo, che al contrario dei gradini di inanimato, vegetale ed animale che vediamo sulla Terra e in genere le scopriremo nell'universo, il gradino del parlante esige uno sviluppo veloce e molto speciale, perché non l'abbiamo ricevuto istintivamente dalla natura che possiamo fare così andrà bene, sì, come dagli animali, le piante, ma noi invece dobbiamo raggiungere a una situazione che siamo bisognosi di una guida. Cosa fare con l'Adamo che è in noi? Che giusto o empio riguarda il gradino dell'Adamo. Intelligente o stolto riguarda la nostra macchina.
vari fenomeni che abbiamo anche si trovano nel gradino dell'animale. Eppure il gradino del giusto o empio, qua si tratta della relazione al di sopra della natura che abbiamo ricevuto. Dagli animali vediamo che è chiaro come si relazionano gli uni agli altri. Quelli scappano da questi, questi si avvicinano agli altri o quelli si trovano insieme in qualche modo e così via. E sono legati gli uni agli altri in certe forme che derivano dalla natura. Come è scritto, andate a provvedervi gli uni dagli altri. Quelli divorano questi, questi fanno qualcosa per gli altri e così in tutta la natura, anche tra l'inanimato vegetale e l'animale, ed anche l'uomo utilizza questo in qualche modo nel gradino dell'inanimato vegetale ed animale che ha, che noi tutti siamo in questo stesso sistema. In certe connessioni per sopravvivere, per sussistere, per utilizzare gli uni gli altri. Però esiste un altro parametro, un altro dato che c'è nell'uomo che con questo può essere o giusto o empio. Queste cose non è che si sviluppano istantaneamente. Infatti vediamo che il gradino dell'uomo non è che si evolve subito come l'inanimato vegetale ed animale, ma dopo che si evolvono tutti questi gradini, allora il gradino dell'Adamo inizia a rivelarsi ed anche si rivela sia nella forma dell'inanimato vegetale ed animale dell'Adamo e non subito, perché è necessario uno sviluppo particolare per accrescere l'Adamo dall'interno dell'animale. E noi lo vediamo anche su tutta la storia dell'uomo primordiale, come ha iniziato a svilupparsi nell'Adamo Rishon finché si è sviluppato il punto nel cuore, il primo punto di contatto con il Boré. E qua si rivela il suo punto di contatto con la radice. E qua è nata anche la domanda, come questo uomo, dove va? Cosa determina questo punto? E questo punto determina lo sviluppo verso due direzioni nuove, o per essere giusto o per essere malvagio. Che questo non esiste nel gradino dell'inanimato vegetale ed animale. Noi non possiamo dire riguardo al cane che è malvagio, sì? O il cavallo che è giusto. Ma ha un carattere ciascuno di loro. Perfino il vegetale ed anche nell'inanimato hanno varie forme del loro carattere che così hanno ricevuto dalla natura e queste cose sono immutabili. Nel gradino dell'animale possiamo legarli, ma non è che possiamo correggerli. Eppure con l'uomo egli ha questo punto di essere o giusto o empio, questo riguarda le persone intorno a lui e dalle persone intorno a noi verso il Boré, perfino verso la forza superiore, che egli nei loro confronti può essere o buono o cattivo. In questa relazione di buono o cattivo nei confronti di coloro che sono intorno o nei confronti del Boré, noi vediamo, come ci spiega la saggezza della Kabbalah, che abbiamo ricevuto questo metodo dall'alto, sopra la nostra natura, questo significa dall'alto, che noi dobbiamo correggerci, che noi dobbiamo connetterci e di insegnare l'uno all'altro o l'uno dall'altro come essere giusti sopra gli empi. E qui vediamo che il Boré ci aiuta in questo,
col fatto che ci rivela il gradino dell'empio ogni volta più grande, e noi al di sopra di questo dobbiamo correggerlo ed essere nel gradino del giusto, sempre più elevato. E questo è infatti il nostro lavoro. Nella misura che noi ci occupiamo di questo, che l'empio che si rivela tra di noi, questa qualità dell'empio, che vogliamo separarci gli uni dagli altri e rigettare gli uni gli altri, e in questo ognuno che è più grande del suo compagno, la sua indole è più grande, la gente che normalmente arriva alla saggezza della Kabbalah sono gente con una grande forza dell'ego e sono molto difficili nella connessione con gli altri, sono molto individualisti. E noi dobbiamo comprendere che di fronte a noi c'è un metodo che ci aiuta, per l'appunto, dato che siamo così, così pessimi. Allora, chi è più grande del suo amico? La sua indole è più grande, che noi, convertendo il nostro male al bene, possiamo fare questa inversione, perché il Bore dice: io avevo creato l'indole maligna. Questo è il rigetto dagli amici, il ripugno da parte del Bore, da tutti. Noi dobbiamo cercare di fare sistemi di connessione, di avvicinamento tra di noi e poi tra noi e al Bore, come scritto dall'amore per le creature verso l'amore per il Bore, e così andiamo avanti verso l'adesione al Bore, e questo è lo scopo, che con questo noi veniamo corretti, cioè tutta la nostra corruzione sta nell'odio reciproco tra di noi, ripugno reciproco, distanza reciproca tra di noi, verso i vicini o verso quelli remoti, verso tutti. L'uomo inizia a scoprire quanto non gli importa nulla nella vita, proprio niente, se non egli stesso. Lui non ha famiglia, non ha bimbi, non ha neanche il popolo, il mondo, certo non il Bore, ma solo io. E allora egli arriva alla rivelazione chiamata Io regnerò. E dopo egli inizia a correggere questo. E la sua correzione, egli inizia a comprendere che potrebbe avvenire solo quando egli, proprio forzandosi, si relaziona alla decina, si fa appartenere alla decina. Chi è più grande del suo compagno, la sua indole è più grande, che significa che più la sua anima è grande, è più difficile per lui connettersi con gli altri, non sente, non comprende e può non sentire queste parole che parlano della connessione all'interno del gruppo per anni, e solo dopo anni e anni, tanti anni, egli inizia comunque, per mezzo della sua partecipazione in tante altre cose, a ricevere un'illuminazione dall'alto che gli spiega che no, ma proprio nella connessione con gli altri tu potrai raggiungere la correzione. E allora l'uomo all'improvviso apre gli occhi e inizia ad avvicinarsi verso questa direzione, inizia a capire che veramente tutta la Torah è designata per aprirgli gli occhi e di avvicinarlo alla connessione, e tramite la connessione è come una lente che concentra i raggi della luce, così vedrà sempre di più l'essenza della creazione, il Bore, e così progredirà. Perciò il nostro cammino è lungo, e il nostro cammino è esclusivamente per le persone che non hanno alternativa se non di rivelare l'essenza della vita, vogliono arrivare allo scopo della vita e non rimanere come le bestie, vivere e morire come delle bestie,
e noi dobbiamo sottometterci verso questo. Perciò in ogni cosa nella vita dobbiamo capire che la nostra scelta è soltanto di essere o giusto o malvagio. Tutto il resto delle cose sono dettate dall'alto, predisposte, predeterminate, che arrivano a noi in una maniera predeterminata. E noi in questo non possiamo determinare nulla. Questo è scritto predeterminato proprio dall'alto, tutto il destino dell'uomo, come egli scrive che si osserva la goccia e si dice cosa sarà, o così o colà, a parte giusto o malvagio. Solo rispetto a questo noi in ogni singolo istante dobbiamo controllare, verificare, combattere come facciamo il giusto chiarimento nella profondità corretta. Quanto chiarifichiamo questa domanda e diamo la risposta giusta. Cosa significa essere in ogni singola situazione o giusto o empio? Ma solo questo sta di fronte a noi. Beh, cercare di essere giusto e chiarificare cosa significa essere giusto, ma veramente questi sono tutti i nostri momenti. E più andremo avanti, e più inizieremo a vedere che la nostra vita è divisa, o è possibile dire, è fatta di punti. Allo stesso modo che la linea retta, allora è fatta interamente da punti, punti, punti. Perfino in matematica, sì? Che ha semplicemente una un'inversione in ogni punto, così si sistemano in una linea retta. Così anche noi dobbiamo vedere la nostra vita che è tutta fatta di punti, e la scelta in ogni singolo punto, la direzione di ogni singolo punto, è quando io mi chiedo sono giusto o empio, cosa scelgo? Ma solo per questo punto, non per il passato, non per il futuro, non per niente, solo nei confronti della situazione attuale. E allora da tali punti noi componiamo una linea diretta verso la fine delle nostre correzioni, fino alla fine delle correzioni, là dove già arriviamo alla piena adesione con il Bore. Questa è la nostra scelta in ogni singolo istante di chiarificare se sono giusto o empio, e ogni volta comprendo che nel gradino successivo, nella fase successiva, io vedrò la fase precedente, la considererò come non buona, perché da una volta all'altra il mio desiderio di ricevere da un gradino all'altro, da una situazione all'altra, il mio desiderio di ricevere cresce, e allora io divento più intelligente, chiarificato, che chiarifico tutto, scrutino tutto e così via. E questo serve perché io veda negli stati precedenti le decisioni sbagliate e ora le correggo. Perciò non vi è un giusto sulla terra che fa bene senza peccare. Perciò noi possiamo fare bene grazie al fatto che discerniamo il peccato precedente ed ogni volta correggiamo i nostri peccati precedenti. Perciò non dobbiamo disperarci e dispiacerci per il fatto che tutti noi attraversiamo i peccati, ma questi peccati che li attraversiamo, che li correggiamo, nonostante si rivelano peccati ancora più grandi, però per il momento noi correggiamo i piccoli peccati precedenti e proprio così arriviamo ai gradini elevati, che ognuno che è più grande del suo compagno, la sua indole è più grande. E così avanziamo. Perciò o giusto o empio, questi discernimenti rimangono in noi fino alla fine della correzione. E là anche giusto, anche malvagio, anche questo mostro della
non sta in maligna contro questa immagine del Bore che è in noi, che è l'indole buona, stanno di fronte a noi con tutta la forma grande, perché questo di fronte all'alto ha creato il Signore, e così noi arriviamo alla fine della correzione, alla decisione finale. E il Bore è veramente colui che fa il chiarimento, come la linea di mezzo che ci aiuta in ogni singola fase a attribuire l'uno all'altro, perché anche il male che è stato creato per farci discernere grazie ad esso il bene, altrimenti non avremmo visto tutti i discernimenti del bene se non tramite il male, come il vantaggio della luce, il bianco che non ha nessuna sfumatura o percezione, ma solo per mezzo dell'oscurità, e così noi per mezzo di questo chiarifichiamo le cose. Se non per il nostro male, il nostro indole maligna, non avremmo potuto mai sentire, comprendere, relazionarci e avvicinarci al Bore. Perciò si chiama l'aiuto contro. E questo è veramente l'articolo, non ha detto se è empio o giusto. Là dentro ci sono tanti stati profondi, diversi, proprio tragici. Però questo non oggi, ma lungo il nostro sviluppo, noi li sentiremo. Tutti gli articoli di Shamati non riguardano veramente un punto nel nostro cammino, ma servono per accompagnarci fino alla fine della correzione. Però noi siamo già in questa linea e dobbiamo solo camminarci. Io sono molto felice che abbiamo avuto l'incontro l'altro ieri. Sono stati presenti tante persone, anche da Israele ed anche dal clima mondiale. E c'è stata una sensazione interna che ha sentito in questo incontro che noi veramente apparteniamo intorno alla terra a un unico cli, e che noi veramente iniziamo a stabilire una specie di organizzazione di un corpo, di un desiderio che ha dentro un'unica intenzione, un unico obiettivo, e noi siamo disposti ad essere inclusi in questo desiderio e rivelarci il Bore, di essere insieme a Lui nella realizzazione dello stato finale e completo. Questo ha già iniziato a rivelarsi, è stato anche prima, solo che non è stato ancora rivelato a noi. Ma all'ultimo incontro noi proprio abbiamo iniziato a sentirlo. Tante persone mi hanno raccontato che hanno iniziato già a sentire in qualche modo che noi siamo in una sensazione comune intorno a tutta la terra, e questa è una grandissima cosa. Ora noi andiamo avanti per chiarificare i giusti e gli empi che sono in noi, come dobbiamo selezionarli in modo che nella maggiore connessione, più complessa, più vicini gli uni agli altri, potremo scoprire la forza superiore, fino a che arriveremo proprio alla connessione e dopo all'adesione con Lui. E allora, nella misura che ci avvicineremo a questo, inizieremo a scoprire le misure della connessione tra di noi e con Lui, che questi si chiamano i gradini delle realizzazioni dei mondi. Mondi, Olam, proviene dal vocabolo Alama, occultamento, che tutto ciò che era prima nell'occultamento, prima si rivela come occultamento, che ancora non sentiamo, dove è occultato, e dopo, sopra questo, sarà anche la rivelazione. Questo sta di fronte a noi nel prossimo tempo.